che mezz'ora, sì, quando saremo completamente fradici. Ecco. No, no, è inutile che dici no perché sei a prima. Ecco, io il cambio me lo sono portato. Bravo, noi stiamo però a tre cambi. Ricordatevi a che io ho l'ernia del disco. Beh, sicuramente va detto che è stata un'esperienza fantastica, che abbiamo fatto un sacco di cose che fino ad oggi non avevamo fatto. Ecco. E che vi aspettiamo tutti quanti per l'anno prossimo. E beh, questo è il minimo, insomma. E soprattutto vi aspettiamo tutti i giorni in strada con le volontarie e i volontari del Partito Democratico. Esattamente, come l'hai detto, in strada, insomma. In strada. Va bene. In strada. Allora, cominciamo a fare un po' di preparazione tecnica. Sì, io direi di fare un po' di preparazione. Atletica. Un po' di preparazione. Facciamo due flessioni, qualche addominale. Cotolette, suppli, carbonare, matriciane, castrati. Esattamente. Vediamo che intanto arrivano i rinforzi. Cominciamo ad allestire. Vedo Daniele Palmisano. Non si sentono però. Daniele Palmisano. Chi raccoglierebbe mamma? Non si può dire, è un segreto. Va bene. Va bene, allora facciamo una cosa. Facciamola. Visto che anche questo salotto da due giorni vive queste richieste di canzoni rivoluzionarie. Assolutamente. Io metterei una canzone rivoluzionaria ripresa da De Gregori e dalla Marini negli ultimi anni e che racconta la storia dell'attentato a Togliatti. L'attentato a Togliatti, ecco. Le ore 11 del 14. Bravissima. No, se andiamo a continuare. Dalla camera usciva Togliatti. Le ore 11 del 14 luglio. Dalla camera usciva Togliatti. Quattro colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuor. L'onorevole a terra colpito, soccorso venne immediatamente. Grida il lutto ovunque si sente. Accorron subito deputati e dottor. Montagna che era al Senato, coi dottori e tutto il personale, ha portato il marito all'ospedale, sottoposto alla operazione. Con i ferri che sanno
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Sente? Ok, perfetto. No, dai, così si vede che è finto, dai. Allora, premesso che io mi è sempre piaciuto di più costruire i palchi che non salirci, non lo so perché. Questa, diciamo, è stata sempre una mia caratteristica, però non potevo, diciamo, esimermi dal fare un saluto finale a tutti quelli che hanno contribuito a questa festa. Guardate, il 15 giugno sembrava sembra lontanissimo, eppure se ci voltiamo indietro sembrava ieri, eppure siamo arrivati alla fine anche questa volta e non era scontato, come non è scontato ogni anno. E questo grazie ai tanti volontari e volontari che hanno permesso tutto ciò. Io vorrei ringraziare alcune persone, perché è doveroso ringraziare alcune persone. Ora, ho qui una lista, non perché non sia di buona memoria, ma perché sono veramente tantissime. Più o meno è la lista degli iscritti dell'ultimo anno, perché devo dire che stavolta i volontari sono stati veramente tantissimi. Guardate, è un foglio tutto scritto malissimo. Io poi sono un pasticcione, sono pigro, quindi non mi preparo mai quasi niente. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha ospitato, cioè il presidente di questo municipio, Sabrina Alfonsi. E guardate, non era scontato, perché tutto questo è una cosa che fa paura, perché effettivamente è una cosa grande che dura 42 giorni più il cantiere, però è una cosa molto bella e Sabrina ha accettato la sfida, ha accettato anche la sfida con le polemiche che ne sarebbero seguite e ci sono state, anche polemiche simpatiche, e è stata uno dei pochi presidenti di municipio, diciamo, che si è messa completamente a disposizione. Quindi la ringrazio veramente, è stata una mia collega in segreteria romana e ero sicuro che sarebbe stata un ottimo presidente del municipio. E poi vorrei iniziare i ringraziamenti con persone che voi, diciamo, ascoltate come leggende, no? Cioè esistono, però molte volte non li vedete, e lo sapete perché non li vedete? Perché lavorano. E sono quelli che permettono poi tutti i giorni di aprire la festa. Allora io, ripeto, ho sempre cercato di costruirli i palchi, certe volte bene, certe volte male. Sicuramente ho sempre cercato di farli solidi, nel senso che arrivassero quantomeno alla fine. Quindi oggi, se il segretario mi permette, decido anche chi ci sale. Io inizierei da Benedetto, dove sei? Vieni. Thank you.
Grazie, Sant'Antonio. Dicevo, mi raccomando, no, non ti scordare il magazzino. Ho detto, no, tranquillo, quest'anno facciamo di più. Ti faccio salire sul palco, perché però non lo sapeva. E se va bene, ora ringrazio Zonzo, Dario, Vittorio e Matteo. Che insieme a Benedetto tutti i giorni contribuiscono ad aprire questa festa. E guardate, ci sono stati dei giorni che non era così scontato. Noi non abbiamo avuto un bel tempo durante questa festa, eppure non abbiamo saltato un dibattito, non abbiamo saltato un concerto, non abbiamo saltato un'iniziativa, non l'abbiamo saltati anche perché c'erano loro che levavano 40 centimetri d'acqua durante il giorno. Quindi vanno ringraziati e rispettati molto più di tante altre persone. E adesso inizio a fare un po' di ringraziamenti in ordine sparso, scusate, ma non seguo anche un filologico. Ringrazio Valentina, Giulia, Gabriele e Mauro dell'amministrazione, un altro mito che però non vedo perché lui è veramente, rimane un mito, Gianmaria. Che ho scoperto, cioè, di cui ho scoperto il nome solamente pochi anni fa, perché tutti lo conosciamo come Giambo, quindi rimane Giambo. Ringrazio Emi, che ci ha permesso anche quest'anno di arrivare a una percentuale, penso, da paese del nord, ma di quelli evoluti, cioè il 92% di differenziata. E questo, diciamo, scusatemi, ma ci fa onore anche e soprattutto per quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali, cioè c'è anche un modo consapevole di fare la raccolta differenziata in questa città. Vorrei ringraziare Andrea, vorrei ringraziare la Millennium, vorrei ringraziare le ragazze del Coccardaggio, Chiara, Silvia, Francesca, Luca, e poi inizio, diciamo, con i ringraziamenti veramente, cioè, proprio quelli, tanta roba.